Ed eccoci qui ragazzuoli, tornati su Lies of P, episodio 18, destinazione paradiso, se magari siamo a Krat. Allora, mi chiedevo soltanto una cosa la volta scorsa, esatto, non c'è più lo Stargazer che era in quel punto, quindi vorrei vedere com'è cambiato allora la situazione del teletrasporto, perché adesso non dovrebbe più esserci quella situazione di prima. Cioè, se io faccio teletrasporto, siamo al capitolo 9... lo vedi? Lo vedi? Non puoi andarci in questo momento. Però che vuol dire, scusa, non posso andarci in questo momento? Bah, un mistero, ragazzi. Road to 1000 iscritti. Sono un disco rotto, lo so, però, se volete potete contribuire lasciando un bel like e condividendo i miei video. Se siete nuovi soprattutto, benvenuti nella community. Iscrivetevi e attivate la campanella, così rimanete aggiornati sui contenuti che pubblico regolarmente. Non la possiamo aprire questa. Porca miseria, dobbiamo risolvere quell'enigma, ragazzi, assolutamente. Quindi abbiamo questa porta qui e la porta sotto il boss. Il boss quello re dei burattini. Queste due porte abbiamo. Capirai. Ragazzi. Mamma mia, come sei cattivo tu. Mori. Facciamo così e muori. Era molto più carina la situazione la prima volta che siamo venuti qui, devo dire, decisamente più carina. Ok. Ah, questo... Ah no, c'era il backstab. E fate fare il backstab. Mamma mia, non niente. Allora, prima di andare da... Superman qua. Ok. Bene. Guarda questo. Si è incastrato. È grosso lui? Ah sì, sei grosso lui. Va bene. Backstab niente, eh? No, no. Tu sei proprio quel tipo lì. In quale frame rate mi stai dicendo tutto ciò? E dai. Tutto brutto qua, tutto brutto. Meno male. Oh, meno male. Meno male. Meno male. Ok. Dobbiamo aprire sta cassa. Guarda uno che deve fa. Guarda uno che deve fa. Testa di... Mamma mia. Missione di guardia 71%. Vabbè. Tempesta di colpi. Un potente colpo verso il basso. Quando esegui un taglio verso il basso, il fulmine infligge danni di assalto elettrico ai nemici circostanti. Dopo aver attaccato, la tua arma è temporaneamente impregnata di assalto elettrico. Vabbè, il Mjolnir di Thor. Difesa assoluta. Una testa di martello modificata attaccandovi l'accumulatore energetico di Venigni. L'ergo funge da conduttore in modo che una forte scossa elettrica la faccia sprigionare, le faccia sprigionare corrente. Non so se Venigni sia un genio o un pazzo a usare un oggetto del genere solo come accumulatore energetico. L'opinione di un tecnico di nome Cartesio sull'accumulatore energetico di Venigni. L'impugnatura di un martello alterato attaccandovi l'accumulatore energetico di Venigni. Ok. Come ha potuto usare il mio accumulatore energetico per una cosa tanto orribile? Cartesio è un pazzo o un genio? L'opinione di Venigni sul martello di Cartesio. Ottimo. Fantastico. Mamma mia che spettacolo, ragazzi. Capirai. Cioè, questa è più lenta del... non lo
lo so. Questa è la cosa più lenta che io abbia provato, presumo. Ma poi fa un attacco solo. Fa un attacco, non fa una combo. Vediamo l'attacco con R2. No, no, ne fa una sola, ne fa. Boom. Vabbè, vada per la spada, va. Dove sta? Ma sono persa, cacco. Perfetto. Ok, quindi questa parte l'abbiamo fatta. Lui è stato molto più lento, è stato, di la verità. Ma adesso non ho capito, mo ci dobbiamo rifare tutta sta zona qua come all'inizio? Ah no, è chiuso qui. Facciamo così. Allora, quindi no, c'è soltanto questa piazza e questo energumeno che mo ci manca. E poi dobbiamo andare di là. Vediamo un po', non so se era chiuso là. Mannaggia Teo. Siamo riusciti a farglielo, incredibilmente ci siamo riusciti. Guardalo, guardalo. Ok. Allora, calmi. No, è proprio teto io. Volevo colpire lui assolutamente, ma nella vita. Bene. Molto bene. Ok, buono, materiali da creazione, perfetto. C'è fuoco, ma attento che non serve a niente il fuoco questo. Alla piazza dovrebbe essere pulita. Ah, ecco la statua che si è rotta. Pezzo di argofioco. Questa, ma questa cos'era? La statua del sindaco? Valentinus, se la sapeva ancora dell'origine. Sì. Vabbè, non è il sindaco, Valentinus, però non lo ricordavo, sì. Allora, lì c'è un oggetto, quindi nulla, abbiamo fatto piazza pulita, si va avanti, andiamo di qua. Vediamo un po', va. Qua non c'eravamo stati, era chiuso il cancello, se non sbaglio. Chi è che l'ha sfondato sto cancello? Ah, questo è più resistente, bene. Di nuovo a crattere, cazzuoli. Dico, sai che cazzo ho cercato. Sbam. Dai, dai, dai. Ce la dobbiamo sempre giocare così, trovando delle soluzioni. Abbiamo preso. Ah, non me ne ero accorto, abbiamo preso un connettore. Stargazer, ottimo.
Bene, possiamo creare un altro braccio. Perfetto. Perfect. Qua dove stiamo? Ok. Altre Stargazer activated. Capito perché alcune scritte sono in inglese e altre poi il gioco è in italiano. E qua è chiuso. C'è qualcosa. Maledetto, cioè. Ecco. Yeah. Molto bene. Allora, visto che qui è tutto chiuso, a questo punto dobbiamo andare da questa parte. Aspettate, fatemi vedere che c'è qui. E io direi che ci riposiamo. Noi ci ricarichiamo tutte le celle, tutto quanto, e si va spediti. E va bene così. Mercante. I don't suppose you'd like to buy anything. Sorry, I've been on my own so long, my sales pitch is a little rusty. Hard to engage in trade when you're fleeing from monsters. Ma non è questo che ci seguiva da quando siamo partiti? Normal, the living must live. Buy something and you'll help both of us. Dai, qualcosa da compro, dai. E questi che so? Convertitore di resistenza alla corrosione a grande capacità lada. Ah, questi sono potenziatori proprio per danni specifici. Ah, ho capito. Un accessorio a elevate prestazioni sviluppato da Lada, la rinomata azienda di strutture. Ancora una volta dimostrato di produrre articoli affidabili. No, vabbè, un po' di roba gliela prendo. Guarda questo, c'è pure la pala. La testa della pala è stata affilata fino a ottenere un bordo sottile, quindi non si può più utilizzare come strumento. Se non avete un'arma con cui uccidere i burattini, usate una pala. I persecutori seguirono l'ordine del loro comandante incapace, tuttavia non rivolsero l'attacco al nemico, ma a lui. Gli ingenui direbbero che quello che spesso si deposita su una pala militare sia del riccio, chi invece conosce la realtà direbbe che è sangue umano. Ci piace. Allora, ci prendiamo tutto, dai. Voglio queste, me le voglio prendere. Esatto, e ci abbiamo 3000, ci manca 1000. Allora, vediamo qua. 3, 6, 9, 12. Buy something. Ti ho comprato già un sacco di roba, frate. Ok, basta. Just when you think things are getting better, eh? The other day someone killed the king of puppets on Rosa Isabel Street. Eccomi, presente. Since the king caused the puppet frenzy, I thought we were saved. Turns out that without the puppets, the monster population grew. Sometimes the light at the end of the tunnel is the front of an oncoming train. I guess it's just Krot's time to meet its doom. Just when you think things the king... Okay. Lo so, abbiamo fatto una cosa, dovevamo fare. Favola dei tre fratelli della torre dell'officina. Così, a Krat vivevano tre fratelli, un tecnico che creava i burattini, un alchimista che dava la loro, la vita, e un persecutore che correggeva i burattini venuti male. I tre fratelli costituirono la torre dell'officina degli artigiani e realizzarono burattini fenomenali. Tecnico, questo è Geppetto, alchimista Simon, e persecutore, boh, Alidoro, no, ma no, è una cavolata. I burattini sembravano vivi, i buoni aiutarono la gente di Krat a lavorare duramente, danzarono e cantarono canzoni. La gente era molto contenta e tutti erano felici, dissero che era tutto merito dei tre fratelli. I tre fratelli buoni vissero per sempre felici e contenti. Non so di certo loro. Ma c'è sempre stata questa cosa in città o è cresciuta in questo momento? Da poco, quelle scosse di terremoto erano la fuoriuscita di questo ergo, di questi agglomerati di ergo? Wow, this used to be the workshop's transportation base close to Krot's central station. Maybe that's why the puppets were so hell-bent on attacking the place during the fight. But I didn't see it myself. I didn't know the scale of it all.
So let's add that earthquake to our list of strange and bizarre happenings in Crod and keep moving. Ah, questi danno mal funzionamento? Ho capito. Ma si riformano? Quella è la domanda principale. Non penso siano come quelli che danno deperimento. Al mio amato Gideon. Lo sapevo, ho sentito i passi. Mo ce la leggiamo, ragazzi. Perfetto. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, ragazzi. Meno male. Mo ci leggiamo un attimo la lettera. L'avevo sentito. Ok, qui nulla. Molto molto bello. La signorina là non si è risvegliata, no? Ok, lì dove veniamo? Perfetto. Allora, al mio amato Gideon. Il mondo sta morendo, sento le notizie dell'epidemia decine di volte al giorno. Se, oltre a questo, non riuscissi a vederti, potrei soffocare e morire. Ti aspetto all'insegna stasera, come al solito, non fare tardi, amore mio. Chissà se si saranno mai incontrati questi bei signorotti. Stai calmo. Questa ovviamente scossa. Vieni, Giovanna. Bene. Come la vedo brutta sta situazione, ragazzi. Te pareva. Capito. Che devi fare? Dobbiamo rompere quella roba, ragazzi. Dobbiamo rompere questi qua. Esatto. Esatto. Ho usato quello così a buffo, non ci fate caso. Perfetto. Palla. Dai, mamma mia. Ma dai, ma guarda che attacchi che c'hanno questi, dai. E adesso il tracking. Potete te segue, si è allungato. Ma dai. No, è sparita. Oddio, sta qua, madonna santa. Tac, ecco qua. Niente, questo poi non lo so, è Mike Tyson de Grat. Non si stunna? Niente, meno male. Ci ha dato una ceppa di niente. Bello tutto ciò. Molto molto beautiful. Apriamoci questo shortcut, vabbè.
uno strano shortcut, diciamocelo. Però noi ce l'apriamo, eh. Ma che stiamo a scherzare? Qua ci stanno varie strade, poi tra l'altro. Aspettate, aspettate. Prima controlliamo lì. Controlliamo lì. Qua perdersi la roba è un attimo, ragazzi. Allora. Ma così mi dava l'impressione di una parete. Qua pure si va avanti, però mi sa. Qua pure si va avanti. Quanto non mi piace sta zona. Quanto non mi piace sta zona. Vedi, vedi, questi sono maledetti. Raccoci. Eccolo. No, no, che è tutto sto malfunzionamento? Vai, vai, vai. Niente. Più veloce. Bene. No, via, 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 via. Ok. Piano, piano, con calma. Con calma. Con calma, se... guarda quanto rimane. Guarda, 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 guarda. Non se ne va via, quindi, il fumo? Rimane per sempre? Utilizzatore da favola. Allora, mettiamoci le cure, scusate, eh. Ma perché stiamo a fare sta cosa qua? Ce l'abbiamo, no? Scossa, frattura e malfunzionamento. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Ci dimentichiamo dell'altra strada. Ok. Ok. Allora. Sono due episodi, ragazzi, con aree devastanti. Si è rotta la filatura della lama. E ora ripariamo, eh. Che stiamo a fare, se no. E ci possiamo buttare da qualche altra parte. Tac. Ma questi qua sono molto deboli. Ok, qua abbiamo fatto il giro. Però non siamo arrivati da quella parte lì. Da quella parte non ci siamo arrivati. Probabile che magari ci arriviamo da qui. Dove sta? Cinque celle vanno più che bene. Quindi siamo abbastanza tranquilli. Oh, ecco, sono le ultime parole famose. Si dice che quando i cristalli spuntano dal terreno la fine del mondo è vicina. È finita, moriremo tutti. Oh. Ah, oh. Ma... moriremo tutti. Noi siamo già morti tantissime volte, però sì, fortunatamente ritorniamo sempre in vita. Io devo arrivare là sopra però, vedete? Vedete che là c'è il tesoro? Vabbè, magari facendo il giro sicuramente. E tu chi sei? Uno che rompe le palle. Come tutti amici tua. Raga, sono bloccato. Sono bloccato. Ma
già abbiamo. Oh, mamma mia, mamma mia, oh, mamma mia. Ma quanti nemici ci sono? Quante tipologie ancora dovremo incontrare dei nemici? Mo' questo qua, no? Questo qua. Poi, adesso quello grosso lì non era neanche un nemico unico. Di conseguenza, capite bene che lo dobbiamo riaffrontare subito. No! Dai, m'ha preso il coso. Tac. Non deve recuperare vita. Non deve recuperare vita. Non deve recuperare vita. Cioè, questa è la nostra. Bisogna aumentare capacità, ragazzi. Dai, non c'è niente da fare. Non c'è nulla da fare. Però mi sa che ci servono almeno forse due livelli, se non tre. Se non tre. È andato tutto in malora, ragazzi. Un altro Stargazer. Vabbè. Torre dell'officina crollata. Io però devo... No, cioè, dobbiamo arrivare da quella parte là. Io devo prendere quella cassa, eh. Devo prendere quella cassa assolutamente. Dell'officina, sì. Questi? Ma che brutti. Allora, questo è quello che dà fuoco. Ah, usa forte. Vabbè. Diciamo Stargazer qua. Vabbè, era giusto per vedere. No, però c'ho il dubbio. No, ma abbiamo esplorato bene. Dai, da quella parte ci saliva per forza da qua. Per forza da qua, dai. Assolutamente sì, sono convinto di questo. Boh, vediamo come risolve questa situazione qua. Questo non si sbilancia manco se ammazzi. Guardate, guardate gli attacchi che fanno. Pistolero. C'è un altro. C'è un altro là, raga. Pieno. Capito? Ma questi sono... vabbè. Dai! Ma dove vedete il tracking? Ma che cos'è? Ma che cos'è sta roba? Dai! Ma che zozzeria è? Va, va. No, vabbè. A questo punto affrontiamoci qui. C'è manco un oggetto da lancio. Oh, oh. Niente. Oh, guarda, sono riuscito a prenderlo prima, non ci credo.
Non so, queste non so buone idee, ragazzi. Non so buone idee di enemy placement. Sono solo cose che ti devono far frustrare. Che non, cioè, devi fare i classici giochetti di portarteli in una zona sicura e basta. Cioè, non c'è nulla di intelligente in una cosa di questo tipo. Non c'è nulla. Facciamo così. Ho giocato qua, non mi chiedete perché. Pensavo ci fosse un'altra zona da esplorare. Ma è possibile che non ci sia nulla qua? Possibile non ci sia nulla qua. Strano. Ah, doppio attacco così, fai tu, eh. Facciamo così. Vieni qua, così se moro. Ci abbiamo vicino il recupero. Vieni, vieni. Ha fatto lo stesso errore di prima, ha fatto uguale. Il bastoncino Findus, eh? Te l'ho rotto. Ok. Mo' ci sono 3 celle. Dobbiamo sperare che non ci sia veramente nessuno più. Ma sentite già i versi, i rumori, no? Cagnolone. Non ci credo manco io, ragazzi. Sottotitolo: vuoi diventare un tecnico di officina? Una guida per gli aspiranti. Nessun'altra città al mondo ha ricevuto oggi più attenzione di Krat, la città dei burattini. Quando l'onnipotente Bill la visitò, era ancora solo un villaggio di pescatori. Victor, penso. Negli ultimi 30 anni ha subito un brillante cambiamento trainato dall'industria dei burattini di Krat. I burattini prodotti nelle officine di Krat sono noti per l'utilizzo di una nuova tecnologia che si colloca a un livello diverso rispetto alla concorrenza. I burattini dell'officina sono intricati come gli esseri umani e seguono degli ordini, gli ordini del loro padrone in modo così naturale che la gente si chiede se abbiano un'anima. Molti concorrenti hanno cercato di replicare gli speciali cuori meccanici dell'officina, ma hanno fallito e hanno dimostrato l'enorme divario rispetto alle loro capacità. Il monopolio della speciale pietra di Ergo e le abilità di ottimizzazione e l'efficienza sono ciò che fa primeggiare l'officina di Krat. Gli esordi dell'officina non furono sempre tranquilli. La storia dell'officina inizia con un celebre artigiano, i cui documenti sono un grande manuale per gli apprendisti. Il leggendario artigiano G, che tutti i tecnici conoscono, Geppetto. Nella prossima pagina scopriremo i suoi successi. Testo mancante. Brutti. Queste ampolle qua le avevamo viste anche all'esposizione Benigni, ma non ho ancora capito bene che cosa sono. Che stiamo a fare? Che hanno Orlando? Questa ce la siamo proprio meritata, ragazzi. Ecco.
Aspetta però, aspetta però. No, prima di proseguire qui andiamo a vedere là sotto. Direi che... No, via, 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 via. Raga, io non me ne vado da qua finché non ho preso qua la cassa, ve lo dico. È qua. Sì. E capirai. Ah, c'è la scala. Ah, ok. Level design, sempre ottimo, eh. Sì. 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 Qua su questa scala dove andiamo? Perfetto. Level design. Io il livello a capacità lo devo fare, ragazzi. Scassi il mondo. Ti ho capito, mascherina. Ti ho capito. Te sei un bel finger in DS. Lascia fare. Lascia fare. Conosco i miei polli. Conosco i miei polli. Conosco i miei pollozzi. Meno male ci abbiamo questo super shortcut. È la grandissima. Basta. Ah, ci sta lui qua. Troppo bello. Stava di, non ci ha preso, niente. Fatto. Tutto a posto. Passante delle illusioni, ragazzi. Che cosa vuol dire passante delle illusioni? C'è quella testa, quel cervello esposto. Allora, proviamo un attimo a... dobbiamo capire un attimo le mosse, perché sennò... capite, pare che fa una combo da 75 colpi. Addirittura con questa cattiveria? Mi sa che l'hanno fatto molto male a lei, eh. Se te spezzassi sta spadina del... della minchia. Ma vedi? Bello. Questa io l'ho fatta, eh. Un'altra cosa, ragazzi, che io non capisco. Aspettano proprio, loro aspettano. No, oh, questo è devastante, eh. Oh no. E
che te va a inventare qua? E che te va a inventare? Delirante lei, delirante. Cioè lei è Genichiro praticamente. Under secchio, va. Ah, ma non ho messo il fuoco, pensavo di averlo messo. No, guarda quanto ci ha messo a caricarmi il colpo. Peccato. Dai. Niente. Pure da ferma questa memena. Ragazzuoli, ho preso 10.000 euro, sono scappato. Sì, 10.000 euro. I 10.000 punti di Ergo. E adesso andiamo a farci un livello a capacità. E prendiamo il nuovo braccio a legione. Facciamo un po' di cosettine e torniamo qui. Allora, eccoci qui all'Hotel Krat. Dunque, vediamo un pochino. Sofia, se ci dice qualcosa. No, ok, aumenta livello. Ah no, giusto. Vabbè, quanto ci serve? 11.000. Ok, perfetto. Vabbè, che stavamo a sprecare. Stavamo sprecando veramente il rischio di perdere questi 10.000 così a buffo. Ma non esiste proprio. Non esiste proprio. Sì. Diamo un livello a capacità, va. Perfetto. Sì, esatto. Va bene. Allora, braccio a legione. Crea braccio a legione. Ma ci manca solo questo. Connettore a legione. Bene, ce l'abbiamo tutti. Anche pandemonio. Ottimo.
Poi, modifica braccio a legione. Abbiamo un calibro. Ah, ok. Ah, qui abbiamo fatto tutte le modifiche, giusto. E qua invece, combustione, esplosione e fiamme, ce ne servono tre, chiaramente. C'è l'elevata prestazione. Io aumenterei questo, sapete che vi dico. Bassi, massi. Aumenta la portata del colpo. E ok, ok. Allora, qua c'era un'icona, se non sbaglio. Forse era quella dell'albero degli zecchini d'oro. Fatemi vedere un attimo, teletrasporto. Aspetta. Cambia braccio a legione. Ah, meritiamo di metterci questo. Ok. Ah, eccoci, è giusto, dobbiamo consegnare a Polendina. No matter what fate serve. Aggiungi i prodotti. This is a supply box. I shall open it and add it. Prego. No matter what fate brings us, serving her welcome. Acquista, che ti sei messo? Eccola qua. Perfetto. La farfalla cieca era disperata a ricerca di un salvatore. Stringendo una pietra lunare, era come se volesse che almeno questo mondo sopravvivesse. Questa ce la dobbiamo assolutamente prendere, ragazzi. Connettore a legione, due quarzi. Cilindro criptico, arrugginito. Dispositivi di archiviazione che nascondono i segreti per mezzo della crittografia erano popolari dall'altra borghesia di Grat. Vabbè, questa l'abbiamo già letto. Allora, fermi tutti. Qui c'è roba da prendere. Qui c'è roba da prendere, ragazzi. Allora, però sono contento di avere questo ergo da spendere così. Non in livelli, ma ce lo spendiamo proprio così. Vai, butta tutto dentro. Perfetto. Sì. Allora, partiamo con il cilindro. Questa. E abbiamo già finito praticamente. Porca miseria. I due quarzi li prendiamo assolutamente. Quindi, mi sa che daremo fondo, ragazzi. Mi sa che daremo fondo. Vediamo così. Vediamo così. Allora, quarzo più importante. Sono rimasti 3.009. Vai così. E l'ultimo da acquistare. Allora, bene così. Bene. Sono contento, eh. Potremmo farci qualche livello sicuramente, ma no, preferisco così. Ok. Vediamo adesso, possiamo potenziare la nostra spada e poi ci andiamo a mettere le abilità. Sì, potenzia arma. Questa la possiamo fare, perfetto. 3, 13 e 36. Non so se rendo. Poi ce ne mancano altre due però. Perché ci abbiamo il più 4. Va portata al più... al più 6, sì. Ok. Allora, abilità. So, you found the workshop train and the letter. Sì, babbo. I know who sent that letter. It has to be Simon. He has always been after my inventions. P organs are the best at bringing out Ergo's power, and he's obsessed. Don't pay that snake's lies any mind. Trust me and save Krat, my son. You don't remember much beyond. Ask me about. Allora. Tre quarzi, perfetto. Allontaniamo un po' la visuale. Ok. Allora, che ci abbiamo qui? Guardia perfetta causa rigidità. Forse. Spezza la posizione del nemico quando guardia perfetta ha successo. Con questa qua.
Ragazzi, io sì. Io mi metto questa. Sì. Vado, scelgo. Sì. Miglioriamo i danni distruttivi. Poi riduce i danni in caso di schivata. Non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. C'era aumenta le celle a impulso, era il 4, io ero convinto che eravamo fermati al 3. No. Ma non c'ho modo di tornare indietro? No, vero, no. Cioè, sì. Potrei rifare il respec e rimettermi tutti questi qua, però mi dovrei segnare tutto quello che avevo messo, chi se lo ricorda. Ormai la cavolata l'abbiamo fatta. Porca miseria, porca miseria, porca miseria. Vabbè. Ho messo questa, riduce il consumo di sicurezza dell'arma quando il peso aumenta, ma ho fatto una grandissima cavolata, ragazzi. La fase 4 dovevo prendermi la cella impulso, dovevo prendermi. Per forza. Sentiamo Antonia cosa ha da dirci, oh. People have no idea. Ok, a posto, niente. Vabbè, se torna nell'incubo, nell'inferno, ragazzi. Allora, vediamo come cambia la situazione con sta guardia perfetta, va. Guardia che non riuscirò più a farlo, probabilmente. Eccola. Ah, vedete? Aspetta. Aspetta, perché qui la situazione cambia. Qui la situazione può cambiare. Cioè, mi state a dire che questa è la skill definitiva? Questa però non gli fa niente, sta guardia perfetta. Ok. Sto mal funzionamento. Ma che stai a dire? Ma che stai a dire? Ma fermi tutto. Oddio, ragazzi, veramente. Pensavo ci saremmo stati una settimana con lei. Devo dire che mi sa che abbiamo sbloccato una skill niente male. Io volevo dirvi, volevo farvi questo discorso la volta scorsa, che stavamo aumentando, non era la prima volta che aumentavo, per esempio, il danno da sbilanciamento o il danno da, appunto, da guardia perfetta. Il problema, volevo dirvi che tanti combat che ho fatto in questi ultimi episodi, anche con lo spadaccino veloce, con la donnola, gli facevo tantissime volte guardia perfetta, ma non gli si rompeva mai questa cacchio d'arma. Quindi vi stavo dicendo, sti potenziamenti, ma a che servono? Per esempio questo, invece. Oh, e mi sa che questo è molto utile. Victor non poteva essere completato, possa lei diventare la padrona dell'Isir davvero completo. Tutto ciò, lei è sparita. Io volevo un attimo guardarla. Ah no, sta. Ah, sta qua. Non ho ben capito. Non c'è nulla che. Non abbiamo un documento che ci illustra che sia lei. Andrà su o andrà giù? Iper curioso, ragazzi.
The hotel is under attack. Ah, solo l'hotel? Everyone's in danger. Ah no, l'hotel, oddio. And hurry. Communication through ergo. An interesting parlor trick. Quite the performance, puppet of Geppetto. But your lies will be useless in the new world. The world of truth. But you are worth studying in the meantime. Beh, Alidoro mi darà una mano. What could it be? Come on, pal. No time to lose. Che cacchio sta succedendo? Ma mi ci posso teletrasportare volendo all'hotel? Oh no. Hey, so there's something horrible in front of the hotel. It might be worse than what we saw at the cathedral. All right, tighten up your springs and let's go. No, raga. Ah, pensavo fosse il mercante. Sì, lo so che diciamo di roleplay dovremmo un attimo sbrigarci. Però levate. Tre celle. 7.85895. C'era anche un'altra strada di là però. Aspettate un attimo, ragazzi, fatemi controllare qua. Non voglio perdermi nulla, cioè, non voglio perdermi nulla. Potremmo anche riposare a questo punto, perché tanto da questo lato non c'è nulla. Mi sa che non ci possiamo teletrasportare all'hotel. Mi sa proprio di no. The Stargazer isn't transmitting. And I'm not sure why. You know, walking works. Let's walk. Possiamo aumentare il livello, perché che aumenti qua, niente. Ma qua che c'è però? Ah, ok, qua è chiuso. Forse qua ci fa vedere l'hotel. Un membro di Codex. Oh. Adesso abbiamo una chiave, ce l'abbiamo, quindi possiamo andare ad aprire la porta sotto il re dei burattini. Mentre la porta che sta qui alla stazione di Krat l'apriamo con la chiave che eventualmente prendiamo risolvendo l'indovinello della mamma de loro. Ok. Ah, ci sei tu.
dai. Abbiamo già rotta sta mazza, com'è? Abbiamo già rotto. Guarda che è una rottura di scatole questo, eh? Una rottura di scatole. Una rottura di scatole. Mamma mia, oh, mi ha fatto consumo a tre celle. Che rompipalle. Volevo vedere se si vedeva qualcosa da qui. Ok, chiaramente dobbiamo andare, dobbiamo affrontare il nostro primo, la nostra prima boss fight. Però volevo vedere se qua c'era qualcosa da controllare o si vedesse, insomma, in qualche modo cosa stesse succedendo all'hotel. Ok, siamo dall'altro lato qui. Sto giro per niente. Così passi una camminata. Vabbè, a questo punto ci riposiamo perché ci sarà una boss fight. Non penso. O magari sì. Se è proprio una boss fight. È quello dell'inizio. Ah, si è ricomposto. Ah, è il nostro primo avversario. Un maestro della strada corrotto. E che boh, ma come ricordo il moveset, ragazzi, di la verità. Però dai, non dovrebbe essere troppo. Mamma mia. No, allora ci toglie meno del previsto, ma. Guarda come ci deperisce. Ah, li crea, eh. Ecco, ci ha deperito. A posto. No. Dai che lo volevo sbilanciare. No! Ma dai, vabbè, dai, non dovrebbe essere un problema questo. No, è perché stavo mettendo il coso, il fuoco, all'arma. No, mi si è rotta l'arma, ragazzi. Mi si è rotta l'arma, non ci posso credere. No, no. E mo che faccio? Come faccio a cambiare? Non posso cambiare. No, che ho messo la spada. No, la spada. Ah no, ok. No. Cioè, mi ha fatto questa. No, mi ha fatto questo attacco. Gli stavo facendo l'attacco da favola con la. Con la chiave inglese. Non ci posso che era fatta. No, vabbè, che sfiga. Che sfiga, ragazzi. Cioè, è stupido questo boss. Cioè, non è difficile. Non è difficile.
Però devi stare attento a due cosette. Io non ci sono stato attento e vabbè. Però no, comunque metti l'alterazione fuoco e vai col tango, ragazzi. Vabbè, andiamo, mo butto giù. E vattene giù, va. E vattene giù. E rimanice giù. Allora, ragazzi, ho fatto qualche trago. È stato a un certo punto che stavo a buttare joystick per aria, ma non è successo. Non è successo. Io ho lasciato tutto quest'ultimo try. Avete visto come sono attrezzato. Cosa importantissima, consiglio che vi do. Convertitore alla corrosione. Questo riduce il tasso dei sì, danni d'acido e danni da... dove sta? Eccolo là, fuoco acido. Ecco, migliora la resistenza al deperimento. E in effetti, solo una volta me l'ha attaccata nella cosa di prima, nell'altra di prima. Però non ci hanno dato Stargazer, eh? Non c'era uno Stargazer. Te l'ha considerato come se fosse un middle, così, tanto per... Aggiorno. Ma diceva che era sotto attacco. Guardate quella funivia là. Beh, ovviamente controllo un attimo, ci facciamo un girettino. Al volo, al volo, al volo. E cioè, ragazzi, vi rendete conto che stiamo per aprire quella porta? Cos'è? Cosa sono questi fasci di luce di Ergo che convergono in quel punto? Convergo, non in quel punto. Lì giù è dove abbiamo trovato il tesoro, c'è la vista dell'hotel. Ok. Ragazzi, secondo me... boh, succede un casino qua. Alla prossima.